giovani d'oggi sono felici? I ragazzi di Como sembrerebbe di sì. Abbiamo intervistato 88 ragazzi di età compresa tra i 16 e i 24 anni e solo circa l'8% ha dichiarato di non esserlo, mentre i restanti hanno dichiarato di essere felici o abbastanza felici, nonostante comunque la difficile situazione che stiamo vivendo. La felicità, tuttavia, è un concetto soggettivo e personale. Fin dal passato ci si è interrogati su che cosa fosse e su come si raggiungesse. Il termine felicità viene dal latino felicitas, che a sua volta deriva dall'aggettivo felix, il quale indica abbondanza, ricchezza, prosperità. I greci utilizzavano il termine eudaimonia per indicare questo stato d'animo, composto da eu, bene, e daimon, demone. L'uomo felice era colui che viveva custodito da un demone buono, un po' come un angelo custode. Per Platone l'uomo felice è colui che tende verso il bene. Epicuro definisce la felicità come afonia e atarassia, assenza di dolore del corpo e di turbamento nell'anima. Per Leopardi la felicità non è altro che contentezza del proprio essere e del proprio modo di essere. Per Pascoli la felicità risiede nelle piccole cose, nello spazio tranquillo del nido familiare. Mentre per D'Annunzio la felicità consiste nel vivere una vita inimitabile con intensità e passione. E per i ragazzi di Como cos'è la felicità? Stare con le persone che amo. Recitare e divertirmi, stare in mezzo alla gente. Amare. Vedere le persone attorno a me felici. Una piadina e una birra. Amore, amici, sport, musica. Amici, soldi, calcio. Sentirmi soddisfatta. Il mio cane. Trascorrere giornate con persone speciali. La felicità è essere il motivo per cui qualcuno sorride, essere circondato da persone che mi vogliono bene, ricevere l'amore incondizionato del mio cane, un messaggio inaspettato, bere una birra con il mio migliore amico e parlare di qualsiasi cosa ci venga in mente, visitare posti nuovi, ascoltare la musica, ballare come uno stupido. Secondo gli intervistati, il primo ingrediente per raggiungere la felicità è la salute, seguita da amicizia e amore. Soldi e successo sembrerebbero in media non essere significativi. Solo l'11% degli intervistati sostiene infatti che i soldi giochino il ruolo più importante della ricerca della felicità. Nonostante la situazione che stiamo vivendo ci impedisca di svolgere le attività che amavamo, di passare il tempo con i nostri cari, di divertirci come eravamo abituati, i ragazzi intervistati riescono comunque ad essere felici. Aristotele diceva che la felicità è il significato della vita, il fine ultimo dell'esistenza umana, e non possiamo dargli torto. Dobbiamo pensarci sempre alla felicità, e anche se lei qualche volta si dimentica di noi, noi non ci dobbiamo mai dimenticare di lei, fino all'ultimo giorno della nostra vita.